Tre gol, turno superato, il Foggia si sbarazza senza troppi problemi del vasto Girardi e accede ai sedicesimi di Coppa Italia. Davanti ai pochi intimi dello Zaccheria non c'è praticamente storia, il divario tra le due compagini in raggruppamenti diversi di Serie D appare sin da subito evidente. Korda schiera l'11 che gli garantisce maggiore affidamento, d'altronde alla vigilia il tecnico del Foggia era stato chiaro, la Coppa è un obiettivo e dopo un quarto d'ora la gara sembra già decisa. Al 12esimo Gentile raccoglie una sponda di Iadaresta e con un bolide sblocca il risultato. Tre minuti più tardi arriva anche il raddoppio su un calcio di punizione di Campagna. Gentile prolunga e Salines insacca per il 2-0. I giochi sembrano chiusi, ma una dormita di Di Stasio consente al vasto Girardi di rientrare in partita. Il portierino del Foggia sbaglia prima i tempi dell'uscita e poi chiude troppo sul primo palo, consentendo all'ex Chiere Mateng di accorciare. La qualificazione torna in bilico, ma solo per poco, perché dopo un quarto d'ora di ripresa il Foggia cala il tris e chiude i giochi. Lo fa con Iadaresta, bravo a raccogliere il cross dalla sinistra di Dienno e a battere Luglio, l'estremo difensore dei molisani. A quel punto la qualificazione ai sedicesimi è in cassaforte. Korda approfitta dell'ultima mezz'ora per mettere birra nelle gambe di Gerbaudo e per far rifiatare Tortori. Debutta anche il giovane Buono. Finisce 3-1, turno superato e testa subito al derby di Cerignola.